Con un tap apriamo la nostra app, scegliamo più per aggiungere un nuovo progetto e scegliamo fra i temi a disposizione nell'app. Questa volta sceglieremo un tema vuoto. Ecco come si presenta il nostro campo di lavoro. Tappando su Aggiungi contenuto possiamo aggiungere video e immagini, in questo caso le immagini, nella cartella dello screenshot, dove abbiamo catturato le immagini che ci servono dal cartone animato, le selezioniamo e le portiamo sulla timeline. Una volta selezionato, fatto. Ecco la nostra timeline. Come vedete, tra un fotogramma e l'altro è possibile inserire delle transizioni. Inseriamo tutte le transizioni, dopodiché possiamo regolare la durata dei singoli fotogrammi. Una volta regolata la durata dei fotogrammi, possiamo scrivere un testo in sovraimpressione su ogni singolo fotogramma scegliendo fra varie possibilità. In questo caso utilizziamo un testo senza nessuno sfondo. Scriviamo il testo, fatto, e adesso, cliccando su una zona dove non c'è testo, possiamo spostare la didascalia nel punto del video che preferiamo. A questo punto possiamo ripetere l'operazione per tutti gli altri fotogrammi. Aggiungiamo ora una musica di sottofondo. Aggiungi contenuto, audio, nelle canzoni scelgo quello che è caricato sul mio device ed ecco che il mio cartone animato ha un sottofondo musicale. Non solo, posso anche registrare la mia voce. Ecco il registratore. Clicco sul registra. Grimilde beve la pozione per trasformarsi. Pausa. E a questo punto il mio cartone animato non solo ha la base musicale, Grimilde beve la pozione per trasformarsi, ma anche la voce registrata. A questo punto posso salvare il mio progetto dandogli un nome. Questa operazione sarebbe meglio farla da subito, fin dall'inizio, e salvare progressivamente. E poi posso esportare il progetto scegliendo fra due formati, uno a miglior definizione e uno a minor risoluzione. Impiegherà un certo tempo e il mio filmato è pronto.